Abbiamo inseguito sempre perché abbiamo sbagliato dei tiri da 6 metri contropiede, rigori primo tempo 10 tiri da 6 metri e 7 tiri da fuori, 17 tiri sbagliati in un tempo e stavamo uno sopra, 11-10. Poi secondo tempo loro hanno giocato, dico Israele ha giocato più con la testa in attacco, ha cercato di attaccare i nostri punti deboli anche su dove siamo, dico, bassi in difesa o lenti di gambe, hanno cercato quei punti deboli, hanno sfruttato e poi noi abbiamo anche secondo tempo continuato a sbagliare qualche tiro di troppo e perciò... Qualche tiro di troppo sbagliato sempre in momenti importanti, quando la partita poteva girare e poteva in qualche modo prendere anche una piega diversa. Sì, mancava la concentrazione che c'era ieri. Siamo arrivati a meno uno, due, tre volte secondo tempo, sì. e tiro sbagliato, affrettato, un errore difensivo, troppe cose che sono girate male dal punto di vista tecnico, che cioè non, con questi errori così fai fatica poi a vincere la partita, però comunque ragazzi ci hanno dato tutto, oggi non c'entrava la palla dentro la porta, vediamo, speriamo domani. Domani sì. Appunto, il risultato finale chiaramente maturato poi nei secondi finali quando c'è stato anche mentalmente un crollo dei tuoi ragazzi, però la partita, quella più importante, ovvero quella per la qualificazione, è ancora aperta, c'è ancora uno spiraglio possibile per poter centrare questo sogno. Noi dobbiamo cercare domani comunque di giocare per vincere, adesso resettare la testa e giochiamo domani per portare la vittoria a casa, adesso differenza reti è troppo sfavorevole a noi. Per me è importante domani cercare di vincere e provare in tutti i modi di fare due punti.